Un saluto a tutti e approfitto di questa occasione per ringraziare l'amico Claudio Tognoli e il Circolo Rosmini di Trento che mi hanno invitato a tenere questa videoconferenza. Vi dico subito che l'argomento, appunto, come è stato anche annunciato nei canali collegati con l'associazione, parleremo quest'oggi di neuroestetica. Che cos'è la neuroestetica? È un termine sicuramente abbastanza ostico per i più, e pertanto vi dico subito che la neuroestetica altro non è che uno dei capitoli delle neuroscienze. Allora a questo punto proveremo a spiegare che cosa sono le neuroscienze. Sicuramente una parola più fruibile dal punto di vista del pubblico. Le neuroscienze sono quel corpus di conoscenze che studiano il cervello, ma non dal punto di vista clinico, perché per quello già c'è la neurologia, la psichiatria, la neurochirurgia, ma studiano il cervello per capire com'è che fa a produrre immagini del mondo. Come fa quindi il cervello a costruirsi un mondo, a rappresentarsi un mondo, compresi noi stessi che lo stiamo studiando. Quindi in pratica noi in questa sede parleremo del cervello come organo cognitivo. Il termine cognitivo vuol dire collegato con le funzioni, con le funzioni della conoscenza e con la coscienza. Pertanto entreremo nel campo della discussione di questa sera partendo dalla neurofilosofia, perché è l'approccio migliore per parlare di coscienza. La coscienza è la consapevolezza di essere della propria individualità ed unità. Attraverso la coscienza noi distinguiamo il sé dall'altro da sé, il mondo interno da quello esterno. A qualcuno potrà sembrare scontato che la coscienza serva a distinguere il sé dall'altro da sé. Eppure ci sono delle malattie, come appunto, che colpiscono il lobo prefrontale, che si trova qui davanti. Ci sono delle malattie che colpiscono in modo preciso questa sede e il soggetto perde quello che Aristotele aveva inquadrato come il principio di identità, cioè io so di essere io. In queste malattie si verifica che il soggetto ha l'impressione, ha la convinzione che qualcuno dall'esterno gli imponga delle volontà che non sono le sue e di conseguenza lui mette in atto queste volontà. Per cui si sente invaso, pervaso, quasi come fosse un indemoniato, cioè perde il controllo della propria essenza. Questo avviene appunto in quella sindrome che si chiama delirio di influenzamento, che è una malattia del lobo prefrontale in corso di malattia schizofrenica. Per cui vedete come una cosa apparentemente scontata, che non andrebbe neanche spiegata, è un qualche cosa che invece in determinati contesti clinici si incrina, si inceppa. Quindi il lobo prefrontale serve anche a dare questo aspetto della coscienza che poi i filosofi, Aristotele, nei suoi principi della logica, mette al primo posto. Il principio di identità. Ognuno è uguale a se stesso. E per approfondire meglio questo discorso della coscienza come massima funzione cognitiva legata alle funzioni corticali superiori, ecco, quando dirò il termine funzione corticale superiore mi riferisco a quello che nel senso comune noi spesso utilizziamo con l'espressione
quella persona ha molta materia grigia. Cioè, con quell'espressione noi facciamo riferimento a questa zona del cervello che sta nella parte esterna, un po' come la scorza di un cocomero, e che ci consente di fare le migliori cose, le migliori performance dal punto di vista cognitivo. Quindi questa è la coscienza. E puntualizzare quali sono veramente le tematiche neurofilosofiche che sono connesse con la coscienza, il gira nel mondo così delle persone che si occupano di questa materia questa iperbole che ci dice che la coscienza è un'allucinazione controllata, un sogno modulato dai sensi. È ovvio che una descrizione di questo genere ci pone subito dei problemi, nel senso che quando qualcuno a me mi chiede ma questa cosa, io gli dico sì, l'ho vista io stesso con i miei propri occhi. Questa cosa, questo perché? Perché noi siamo convinti che tutto quello che i nostri sensi e il nostro sistema cognitivo elabora e raccoglie è certamente sicuro. Invece non è così. Ecco quindi la coscienza come allucinazione controllata. E per far capire meglio il concetto, faccio riferimento al fumetto di Milo Manara, dove lui si ispira alla sceneggiatura di un film di Fellini, di cui tra l'altro in questo anno ricorre il 100° anniversario della nascita, e un film che Fellini non ha potuto realizzare perché poi non ha avuto il tempo, in quanto poi morì. In questo film, dal nome Il viaggio di Jim Mastorna, la narrazione è questa. Cioè un signore arriva con un aereo in una strana città di un paese asiatico non meglio identificato, atterra, fa il check-out, chiama il taxi, va in albergo, si fa la doccia, poi accende la televisione e alla televisione mostrano le immagini del suo aereo con cui lui è arrivato, che esplode, si schianta a terra e il cronista dice che sono tutti quanti morti. Ecco, questa divaricazione dell'esame di realtà che oscilla di solito tra il polo della realtà e il polo della fantasia, del sogno o dell'irrealtà viene abitualmente compensato e armonizzato dalla funzione della coscienza. Ci sono poi degli stati limiti in cui questa capacità di armonizzazione si intoppa oppure delle ispirazioni creative ed artistiche dove trova spazio una narrativa, una sceneggiatura come questa affascinante descritta da Fellini in questo film che purtroppo non abbiamo potuto vedere, ma di cui esiste tuttora la sceneggiatura. Quindi la coscienza è una allucinazione controllata. Questo ci dice che quello che noi vediamo in buona parte sono cose che noi crediamo di vedere, crediamo di essere convinti di averle viste. Questo è tanto vero al punto che l'uomo, sin dall'antichità, il pensiero, della storia, della filosofia, ha posto questo problema come primario. Platone era convinto della fallacità dei sensi e lui credeva invece che le nostre convinzioni fossero verosimilmente vere quando erano basate sulle idee astratte, dove l'etimo latino del termine astratto ci dice
che è una convinzione che prescinde dai sensi, che sono fallaci. In altre parole, se io dico il triangolo a tre lati, questa frase appartiene al mondo delle idee astratte e molto verosimilmente è vero, perché io non ho bisogno con i sensi di contare i tre lati, perché i tre lati stanno già nel concetto di triangolo. Tutto il resto è fallace. Anche Cartesio si muoveva con la sua impostazione del dubbio metodico. Anche lui si chiedeva come faccio ad essere sicuro che i miei sensi mi dicano la verità. E introdusse il concetto dell'inganno di un genio maligno. Cioè io vedo delle cose, ma siccome c'è questo genio maligno che mi disturba, mi fa credere vere queste cose, allora anche il rapporto che io tramite i sensi con il mondo sicuramente è un rapporto alterato e poi risolverà in altri modi il problema della conoscenza, ma non è sede di questa sera, non è l'argomento, no, no, Cartesio non è l'argomento principale di questa serata. E adesso arriviamo, come potete vedere in questa diapositiva, all'immagine di un arcobaleno. Arcobaleno inteso come esperienza percettiva del colore. E questo ci porta a dire che la realtà non è così come ci appare, per la buona ragione che i colori non esistono nel mondo fisico. Per esempio, il verde dell'insalata non è una proprietà fisica dell'insalata, così come il peso o la natura chimica basata sulla cellulosa o la forma delle sue foglie. Il colore verde dell'insalata non sta nell'insalata, ma sta in questa sede del nostro cervello, in questa sede posteriore che si chiama lobo occipitale, dove ha sede l'area visiva. L'area visiva è organizzata in un modo tale che ci sono 5 strati di neuroni, uno sovrapposto all'altro, e queste lamine svolgono funzioni della percezione visiva fra loro differenti. Quella che ci interessa a noi è la quarta di queste lamine sovrapposte, che è quella che recepisce i colori. In altre parole, il fenomeno colore non sta nella natura, ma è perché a livello dell'area visiva, in questa lamina che abbiamo detto essere la quarta e che quindi chiamiamo area V4, è lì che nasce il fenomeno colore, ma non l'esperienza colore, che esamineremo più avanti. Per adesso, diciamo, per proseguire in questo filone, che poi ci rendiamo conto, diciamo, siccome l'argomento della serata è la neuroestetica, nel momento in cui noi parliamo del fatto che i colori non sono una realtà del mondo, ma una produzione del nostro cervello, poi le ricadute nel campo artistico e soprattutto in quello della pittura sono ovviamente importanti. Al punto che io adesso vi propongo questa immagine. La maggior parte di voi non riuscirà a capire di che cosa si tratta. Però, se vi faccio vedere l'immagine successiva, quasi tutti riusciranno a dare a quei percetti disorganizzati un processo univoco di concettualizzazione. Cioè, per esempio, io di fronte a questa immagine dico si tratta di un Barbudos che potrebbe essere un rivoluzionario del Sud America. Se ritorniamo a vedere l'immagine precedente, alla luce di quello che io ho esperito tramite
la visione del Barbudos sudamericano, riesco a vedere quello che prima non avevo visto. Perché? Perché il cervello funziona così, dal punto di vista della percezione visiva. Questo che vedete è ovviamente il nostro encefalo, questa è la parte anteriore e questa è la parte posteriore. Vi dico subito che la parte anteriore, perché poi ci risulterà utile dopo, è chiamata lobo prefrontale. È la parte di cervello che si è evoluta, nel senso filogenetico del termine, alla fine dell'evoluzione del genere umano. Compare nella sua pienezza anatomica e funzionale solo in Homo sapiens, quindi un qualcosa di 300.000 anni fa. È a questo livello che vengono svolte tutte le funzioni corticali superiori, cioè la ragione, la critica, il giudizio, le funzioni di anticipazione, la proiezione nel futuro, l'esame di realtà. Quindi tutte le funzioni che sono connesse con l'io ragionevole. E quando si ammali il lobo prefrontale entriamo nel capitolo dove si perde la mente, dove i sintomi sono costituiti da una perdita delle funzioni mentali e che infatti chiamiamo demenze. Allora, questo è il lobo prefrontale. Quando io sto tranquillo, magari in un circo, e vedo con la retina, con il mio occhio, un cavallo, l'immagine di questo cavallo, attraverso la retina, arriva, come dicevo prima, nell'area visiva che si trova posteriormente nel cervello. Quest'area, che si chiama anche area calcarina, corregge tutte le distorsioni dell'input visivo collegato con l'occhio. Cioè l'occhio in pratica analizza i dati in modo molto grezzo perché svolge una funzione simile a quella di un'antenna. Poi l'input arriva nella regione posteriore dove quell'input viene corretto, tutte le distorsioni dovute al fatto che la retina è un organo accartocciato in questo modo e poi le immagini sono capovolte, tutte queste distorsioni vengono corrette e quindi l'elaborazione dell'area visiva fa sì che io veda un cavallo. Però se le cose stessero solo così, il cavallo che io vedo nell'area occipitali, che adesso indico, andrebbero a sostegno della teoria della conoscenza basata sulla tabula rasa. Cioè qualunque cosa entri attraverso l'occhio nel mio cervello, io lo registro. Invece non è così, perché a questo punto entra in gioco una funzione molto più importante che il lobo prefrontale che abbiamo appena descritto, per cui l'input visivo viene proiettato al lobo prefrontale, il quale, sulla scorta dei dati percettivi, considerato che parliamo di un equino, parliamo di un mammifero, parliamo di un animale che nitrisce, il lobo prefrontale, che è capace di estrarre da tutti i dati dell'esperienza sensoriale un processo di concettualizzazione, arriva a dire quello è un cavallo. Cioè, in pratica, l'aspetto di pensiero simbolico e l'aspetto di concetto, come appunto valore universale, avviene solo nel lobo frontale. Ecco, il discorso a questo punto diventa ancora più affascinante perché il lobo frontale, oltre a dare un nome in quanto depositario del pensiero simbolico, quindi è capace di simboleggiare
tramite il linguaggio, tramite le funzioni linguistiche, un oggetto che io vedo, sa fare una cosa ancora più straordinaria. In altre parole, è capace di immaginare cose a prescindere dai dati dell'esperienza attuale. Per esempio, in questo momento posso concentrarmi sulla Torre di Pisa. La Torre di Pisa io la posso vedere in modo anche dettagliato perché appunto il lobo prefrontale ha questa capacità di rappresentarsi una raffigurazione di una certa cosa e vederla effettivamente. Certo, io so distinguere se una cosa la vedo con la fantasia o se la vedo attraverso i sensi. Però quello che è ancora più straordinario è che questa cosa che io vedo perché la produco con la mia fantasia a livello prefrontale, poi viene visualizzata nella corteccia occipitale, cioè nello stesso posto dove era arrivata l'immagine del cavallo. E se facciamo degli studi neurofisiologici in questa sede, se io produco una visualizzazione tramite il lobo prefrontale oppure subisco passivamente una percezione che attraverso la retina arriva al lobo prefrontale, arriva al lobo occipitale, all'area visiva, da un punto di vista elettrofisiologico si assiste allo stesso fenomeno. Cioè l'immagine collegata con una percezione attuale è identica dal punto di vista di organizzazione elettrofisiologica di questa zona del cervello ad una prodotta dal nostro stesso cervello. Ed ecco perché, se rivediamo le diapositive di prima, riusciamo a trasformare un percetto informe dove il nostro cervello non riesce a ricostruire questo afflusso di dati discordanti in un unico processo di concettualizzazione, invece nella figura del Barbudos rivoluzionario sudamericano, perché qui l'immagine è più netta. E perché è necessario questo? Al di là della funzione immaginifica, le cui ricadute nella neuroestetica, quindi nell'arte di studiare il cervello, sono evidenti. Il problema è quello che la realtà produce spesso delle percezioni ambigue, molto più spesso di quanto noi crediamo che avvenga. Prendiamo questa immagine, è una delle più classiche forme di percetti ambigui, di fronte alla quale, osservatela con un attimo di attenzione, e voi vi accorgerete che potete decidere di vedere la parte bianca e allora vedrete un calice, oppure di vedere la parte nera e allora vedete il profilo di due ragazze che si guardano a distanza molto ravvicinata. E la cosa sorprendente è che io, con una specie di scatto, posso decidere di passare da un tipo di visione all'altro tipo di visione. Quindi con un atto della volontà, come a dire appunto che la percezione non è una lavagna dove io quello che ci scrivo poi vedo scritto. E questo perché? Perché esiste il lobo prefrontale, che vi indico in questo momento, che di fronte a un percetto ambiguo ci fa vedere quello che il lobo prefrontale decide di vedere o non vedere. Poi sui meccanismi di motivazione che fanno scattare una scelta o l'altra da parte di queste funzioni, tutte queste funzioni dal punto di vista tecnico si chiamano funzioni esecutive. Questo è un altro capitolo che non possiamo trattare in questa sede. La cognizione del colore. Ho accennato prima al fatto che nell'area V4 il colore diventa un fenomeno visivo. Vi ricordo solo una diatriba
diatriba che però non avvenne in termini di scambio di idee, perché Newton morì poco prima che Goethe nascesse. Però ci fu un contrasto, cioè Goethe non condivideva l'approccio di Newton alla visione. Cioè non condivideva quella... Per Newton la visione era un puro fatto di fisica ottica. Ci sono i raggi della luce, sono paralleli fra di loro, poi c'è una lente, li fa convergere, eccetera. E a Goethe questa cosa non piaceva. E vi dirò che non piace neanche alle neuroscienze. Tant'è che Vittorio Gallese, grande personaggio della neurologia italiana, ci dice questo, dando pienamente ragione a Goethe: il colore non può essere considerato e studiato esclusivamente come attributo fisico del visibile, ma è sempre anche qualità affettiva dell'esperienza dell'immagine, cioè la componente emozionale, le esperienze passate, la memoria autobiografica connesse con quel fenomeno giocano un ruolo preponderante sull'aspetto di pura fisica ottica. E perché questo? Perché in fondo, diciamo, quel discorso che avevo fatto sull'area V4 era abbastanza soddisfacente. È lì che una radiazione luminosa diventa di colore, perché quell'area è preposta a costruire su quel dato grezzo della radiazione elettromagnetica l'esperienza colore. Però le cose sono ancora più belle, cioè il nostro cervello è ancora più affascinante, sa fare delle cose, se lo lasciamo fare, sa fare delle cose che sono incredibilmente belle. Il fatto è che quest'area V4 è connessa, per esempio, con l'ippocampo, che è il nucleo che elabora la memoria, soprattutto nel senso di fissare i dati e storarli, cioè stoccarli nel magazzino della memoria. Poi c'è l'amigdala, che in sé è un altro importante nucleo sottocorticale del nostro cervello. L'amigdala in sé non sarebbe un nucleo collegato con la memoria, anche se gioca un certo ruolo, è uno molto caratteristico all'inizio della nostra vita, ma questo lo vedremo dopo, che comunque dà un potente connotazione affettiva ed emozionale all'evento a cui stiamo assistendo, per esempio al color rosso. Poi c'è un'altra connessione tra questa lamina V4 e il nucleo accumbens. Il nucleo accumbens, che si trova qui nella parte inferiore del lobo frontale, è abbastanza un po' rientrato rispetto al lobo prefrontale stesso. Il nucleo accumbens è il nucleo delle gratificazioni, del piacere, del godimento, della motivazione. Tutto quello che ci pare bello, interessante, che ci gusta, che ci dà piacere, trova nel nucleo accumbens il gestore di tutte queste attività elettrofisiologiche. Per capirci, il nucleo accumbens, sul nucleo accumbens vanno tutti gli stimoli della cocaina. Poi c'è il lobo limbico, sempre collegato con l'area V4, che è la base biologica dei fenomeni emozionali. Per cui vedete che tutto questo insieme di network neurali fanno fare al colore un salto dalla pura esperienza fenomenica a un grosso coinvolgimento, a un importantissimo coinvolgimento di questa esperienza fenomenica come
un qualche cosa che coinvolge profondamente la nostra soggettività. Ecco, in questa foto diventa chiaro, è un po' la sintesi di quello che ho detto fino adesso. È ovvio che questa ragazza che sta guardando una mostra di quadri vede i quadri vuoti, vedrebbe i quadri vuoti se il cervello non avesse questa stratificazione, se non avesse tutta questa organizzazione che trasforma un puro dato di fisica ottica in un qualche cosa che sul piano della fenomenologia, dell'esperienza creativa la coinvolge, per cui vedrebbe, diciamo, senza tutta questa organizzazione, vedrebbe delle tele vuote o al massimo con qualche macchia bianca e nera. Ecco, anche questa foto fortemente sensuale, dove il colore rosso rimanda appunto a un aspetto della sensualità importante, sarebbe una banale fotografia in bianco e nero. E questo appunto il rapporto appunto a come è organizzato la neurofisiologia della visione. Io in questa sede mi sto focalizzando sulla neurofisiologia della visione perché ho voluto impostare questa lezione sulla neuroestetica, che in teoria potrebbe essere estesa a tutti i campi dell'arte, alla neuroestetica della esperienza formale, quindi in pratica della pittura. Abbiamo detto prima che il lobo prefrontale gioca un ruolo importante nella produzione di immagini mentali. Abbiamo fatto anche l'esempio della Torre di Pisa, abbiamo visto che poi le aree visive posteriori, diciamo, reagiscono sostanzialmente dal punto di vista elettrofisiologico allo stesso modo, ma tutto sommato siamo rimasti lì. Faccio questa premessa perché la maggior parte delle persone, e questo è normale, ma anche dai neurologi fino a pochi anni fa, credevano che la funzione cognitiva fosse collegata con la capacità del pensiero simbolico, quindi di produrre concetti di valore universale, che come si legge nei manuali di filosofia, un concetto è una trama di rapporti fissi ricavati dall'esperienza sensibile. E quindi le operazioni che il lobo prefrontale fa è tutto nell'ambito del pensiero verbale, del pensiero in qualche modo dicibile. E invece no, cioè questo è vero, per carità. La nostra capacità di produrre immagini mentali fa sì che noi ci possiamo anche pensare con le immagini. Cioè il prodotto pensiero dell'io ragionevole non si limita al linguaggio verbale, alle parole, ma noi possiamo pensare anche tramite immagini. Un musicista, un pittore, ma anche un poeta. Un poeta non può prescindere dalle immagini mentali. E questo, ecco, lo diceva Carl Jaspers, il padre della psicopatologia non biologica, comunque che ha dato un apporto molto importante alla conoscenza di questa fenomenica. E quindi l'importanza di quanto detto, diciamo, da Jasper ci fa capire come noi in realtà utilizziamo molto spesso le immagini mentali per ragionare. E questo, diciamo, avviene soprattutto in situazioni emozionali particolari, oppure quando ci lasciamo andare, per esempio, alla meditazione, a un esercizio di yoga, quando ci lasciamo andare al sogno ad occhi aperti. Lì non siamo più
l'essere razionale che mette insieme le parole per formare un pensiero secondo i principi della logica aristotelica. Lì le immagini formano anch'esse dei pensieri basati sulla funzione figurativa, ma seguendo una sintassi diversa, che non è appunto quella che apprendiamo con il linguaggio, per quanto evoluto, del pensiero simbolico. Però di questo ovviamente non possiamo parlare, perché ci allontaneremo enormemente. L'importanza delle immagini mentali ci porta a una considerazione che è di notevole importanza. Come fa il cervello umano, quindi l'uomo, a leggere, a prendere dei riccioli, dei cerchietti e a dargli il significato di una parola? Per esempio, ecco, in questa diapositiva a un certo punto il testo dice questo: ah, la foresta di Din, disse lei. Io ci venivo una volta a fare il campeggio con i miei. Quello che è bello di questa diapositiva è che quando si legge la parola foresta, si vedono, vengono proprio disegnati nella fotografia gli alberi e anche gli uccelli che volano. Quindi noi, quando leggiamo, grazie a questa abilità che poi vi spiegherò come è avvenuta, quando noi leggiamo produciamo immagini mentali relative a quello che stiamo leggendo. Cioè, se io leggo la parola foresta, non magari dall'oculista che mi mette un po' di lettere da leggere, ma se le leggo in un romanzo, io produco delle visualizzazioni evocate dalla parola foresta. Ed ecco perché ci piace così tanto leggere i romanzi, perché noi viviamo in modo visuale quello che in realtà visuale non è. E com'è possibile questo? Ecco, vediamo questa immagine. Tutti diciamo questa è una lettera F, siccome prima ho parlato di foresta e c'era l'immagine di tutti gli alberi, gli uccelli che costituiscono la foresta, allora ho scelto la lettera F. Ma a questo punto voi vi chiederete, dice, ma a che serve parlare di una cosa così immediata, così scontata, no? Sul quale non c'è niente da dire. Quello che ci appare così scontato, in realtà, ha richiesto da parte del nostro cervello un lavoro che è durato da 300.000 anni fa, quando Homo sapiens ha acquisito il pensiero simbolico, quindi il pensiero formato da concetti di valore universale che valgono per tutti. Da questa fase, da questa conquista, sono passati 295.000 anni, almeno, per arrivare a scrivere questo pensiero simbolico conquistato. Cioè il lavoro evolutivo che ha fatto il nostro cervello per arrivare a conquistarsi la scrittura e con questo entrare nella storia è durato un periodo lunghissimo, perché l'importanza di non solo pensare in modo universale, che accomunasse tutti, per cui quello che per me è un gatto anche per uno che sta dall'altra parte del mondo. Ma era anche importante che io potessi scriverlo e quindi trasmetterlo alle generazioni. L'evoluzione
diciamo, ha fatto del suo meglio e solo dopo un congruo periodo di tempo ci è riuscita. I caratteri cuneiformi, che sono le più prime forme di scrittura apparse nella cultura umana, sono datate, sono comparse circa 5.000 anni fa. Ecco, quello di cui ho parlato adesso, cioè la F, quindi la F di foresta, la capacità di immaginarsi questi alberi, eccetera, questo attiene alla, non alla neuroestetica della figurativa, ma alla neuroestetica della letteratura, a cui si rivolge in modo particolare il mio libro. E quello che state vedendo adesso è una cosa che è veramente incredibile. Questo è il cervello umano visto dalla sua parte inferiore e dalla parte posteriore. Quello che adesso sto indicando è quell'area cerebrale che ci ha messo 295.000 anni per organizzarsi sul piano funzionale, che presiede al riconoscimento della forma delle lettere. Perché solo quando si è sviluppata questa abilità, il nostro cervello è stato capace di leggere e scrivere. Cioè i riccioli, i cerchietti che formano poi le parole, hanno cominciato a prendere un senso. E quindi abbiamo imparato a scrivere e l'uomo è entrato nella storia. Entriamo adesso in un altro aspetto di notevole interesse, che è quello dei neuroni specchio. I neuroni specchio sono un insieme di vie. Quella più spesso considerata è quella del lobo prefrontale, che ci consente, che anzitutto costituisce la base neurobiologica dell'empatia. L'empatia è quella funzione psichica, ma con la sua forte base neurobiologica, che ci consente di entrare nella mente degli altri, di farci una teoria di quello che l'altro pensa, di quello che l'altro ha intenzione di fare. Questa cosa ci consente, per esempio, il gioco di squadra, andare a caccia in gruppo, cioè ci consente nella frazione di un attimo di capire, per esempio giocando a calcetto, quali dei miei compagni di squadra è quello più adatto per quello che sta facendo in questo momento e che quindi sta pensando in quel momento a ricevere il mio passaggio. Cioè senza l'empatia noi non saremmo capaci di fare un lavoro di squadra. Non solo questo, ma non saremmo neanche capaci di innamorarci, di stabilire un rapporto di amicizia che presuppone la capacità di entrare nella mente e di farci, cioè, una teoria di quello che l'altro sta pensando. Questa scoperta estremamente importante, che oltretutto ci spiega come mai nell'autismo invece l'individuo vive nella sua solitudine ed incapace di stabilire un rapporto di relazione empatica con il mondo, questa scoperta è opera di tre scienziati italiani, ed è una scoperta tutta italiana, e questi tre colleghi si chiamano Rizzolati, Fogassi e Gallesi. In pratica, in questo modo, grazie alla scoperta dell'empatia, noi siamo passati dalla visione di un organo prettamente neurologico, capace di muoversi o di sentire, quindi da un puro organo senso-motorio a un organo cognitivo e affettivo.
di un organo capace anche di produrre non solo conoscenza, ma anche soggettività e intersoggettività. Quindi relazione con gli altri. Io posso guardare questa fotografia come e descriverla come un signore che beve del latte. Posso guardare, ecco, la spiegazione di come questa foto si presta, questo disegno è fatto molto bene, ci fa capire come io riesco a mettermi nei panni di un altro, come mi posso mettere nei panni di un altro. E la chiamiamo simulazione incarnata. Ma se non ci fossero i neuroni specchio, per esempio questa immagine verrebbe descritta come tre donne sopra una sedia. E questa in effetti è la risposta che danno i pazienti che hanno una malattia degenerativa del lobo prefrontale e delle connessioni con le quali ovviamente questa parte anatomica è collegata, quindi pazienti schizofrenici e pazienti affetti da demenza frontale o malattia di Picche e anche dai malati di Alzheimer che nella fase medio-terminale della malattia subiscono anche loro un'invasione del lobo prefrontale. Chi ha la disponibilità di un lobo prefrontale efficiente e di neuroni specchio anche loro efficienti, invece descrivendo questo quadro, lo descrive in questo modo. Queste sono tre ragazze, si sono tutte spaventate a morte perché c'è un topolino o qualche cosa di simile. Questo spavento le ha portate a salire sopra una sedia per la paura di venire in contatto diretto con questo topo. Per fortuna lì c'era il fratellino, hanno chiamato il fratellino e gli hanno detto prendi quel bastone, va a cercare sotto quel mobile perché lì sotto quel mobile che ho visto il topo, quindi provaci tu ad ammazzarlo perché così a noi ci passa la paura. Vedete che differenza che c'è tra una struttura cerebrale capace di dare una narrazione di fatti ad un'altra struttura cerebrale impoverita da una malattia che può solo dare quello che la percezione attuale ci consente di dare. Tre donne sopra una sedia. È ovvio che i neuroni specchio entrano in modo prepotente nella fenomenologia dell'arte, perché proprio ci consente di metterci nei panni, nella mente del poeta che ha scritto quel testo, del pittore che ha scritto quel quadro, che ha ovviamente dipinto quel quadro. Senza questa funzione, uno potrebbe anche fare una cosa bellissima che noi chiamiamo arte, che potremmo chiamare arte, però nessuno saprebbe che c'è questa cosa bellissima che noi chiamiamo arte, perché non ci sarebbe l'intersoggettività che lega in una rete le emozioni, i convincimenti, i concetti, le idee, di delle persone che partecipano a questo progetto. Ecco, ci stiamo avvicinando alla fine. Gallese dice questo, Gallese è uno dei tre scienziati del gruppo di Parma, quindi sono più di tre ovviamente, ci dice che le ricerche delle neuroscienze negli ultimi decenni, anzi la ricerca delle neuroscienze negli ultimi decenni ha dimostrato come la percezione sia un processo multimodale che implica l'attivazione non solo delle corrispondenti aree del cervello, quindi quelle sensoriali per esempio, ma anche dei circuiti cerebrali, sensorio-motori, viscero-affettivi,
viscero-motori ed affettivi. Quindi è tutto il nostro cervello che entra in, viene reclutato per svolgere queste funzioni che dal punto di vista delle emozioni, che dal punto di vista della cognitività rappresentano una, il massimo delle performance che il nostro cervello è in grado di dare, e non è poco. Quella che state vedendo adesso è una tavola, la decima tavola del test di Rorschach. E qui pure scopriamo come nulla è come ci appare, perché noi crediamo di vederla in un certo modo, e invece gli studi di neurofisiologia ci mostrano altre cose. Rorschach era uno psichiatra che è vissuto nei primi anni del secolo scorso ed era anche pittore. Il fatto è, e se non fosse così, il test di Rorschach non funzionerebbe in modo così meraviglioso dal punto di vista della psicodiagnosi. Il fatto è che noi vediamo il colore nell'area V4 prima di vedere il movimento, e il movimento lo vediamo prima di vedere la forma. In altre parole, colore, forma e movimento arrivano al cervello in tempi e in aree diverse. Noi siamo convinti della simultaneità della percezione, ma così in realtà non è. Questo fatto ci spiega perché di fronte alla tavola 10 del Rorschach, qualcuno, lavorando con il pensiero appunto aristotelico, razionale, dirà: ah, quelli sono due topi che stanno tutti e due attaccati a un asse. Questo è indice di pensiero ordinato, regolare e lineare, in cui la componente emotiva ed affettiva non gioca un ruolo determinante. Un'altra persona, invece, di fronte a questa stessa immagine, può dire: oddio, che paura! Ma questo è sangue, sangue, oddio, non riesco a tollerare di vedere tutto questo sangue. È ovvio che in questo caso, per l'organizzazione cerebrale di questo individuo, la componente visiva, che è la prima, che giunge per prima al cervello, gioca un ruolo preminente considerata l'organizzazione, diciamo, architettonica del cervello, e quindi circuitale, del cervello di quel soggetto. E quindi questo test, considerate le caratteristiche neurofisiologiche che abbiamo appena detto, cioè che il colore arriva prima del movimento e prima della forma, ci consente poi di capire bene qual è l'organizzazione sia inconscia che conscia di quell'individuo. È ovvio che questo distanziamento dei tempi è un distanziamento di qualche millisecondi, non di ore. Tant'è che noi non ce ne accorgiamo neanche. Forse vale anche la pena di, se avete pazienza, vi chiedo altri 5 minuti di attenzione, perché qui entriamo in un campo che è veramente affascinante, cioè quello delle due memorie. Una controllata dall'amigdala e l'altra dall'ippocampo. Devo fare una premessa. Quando noi nasciamo, nei primi 3 anni di vita, l'ippocampo c'è ma non è funzionante. Tra i 3 e i 10 anni, prima di raggiungere il livello di funzionamento del cervello, del cosiddetto pensiero operatorio, secondo la classificazione di Piaget, quindi nei primi 3 anni l'ippocampo non è maturo, negli altri anni comincia a maturare ma non ha raggiunto la sua piena maturazione. Quindi la mente
le funzioni corticali superiori sono governate in modo preponderante dall'amigdala, la quale di per sé poi nella storia dell'uomo smetterà quasi del tutto di essere un organo collegato con la memoria, ma collegato con le paure, con il disturbo per esempio post-traumatico da stress, con le forti emozioni, con l'aggressività, con la violenza, ma in questa fase della vita invece è l'unico punto di riferimento dove i dati della memoria possono essere memorizzati, ma non come sarebbe l'ippocampo. In altre parole, l'ippocampo è collegato con le aree linguistiche. Quindi se io attraverso la strada e là incontro Antonio e Marco, poi quando vengo da quest'altra parte della strada e incontro un'altra persona, so dire ho attraversato la strada, ho incontrato Antonio e Marco, perché l'ippocampo è collegato con i centri linguistici, per cui la mia esperienza è dicibile, è trasmissibile verbalmente, io la posso condividere con tutti gli altri tramite il linguaggio. Quello che fa l'amigdala, e lo fa nei primi 3 anni di vita e continua a farlo in modo minore fino ai 6-7 anni, invece è un lavoro completamente diverso. Tutte le esperienze sensoriali che ci coinvolgono in quella fase di età vengono assorbite dal nostro cervello, perché il cervello in quella fase è proprio una spugna, trattiene tutto quello che... Però non c'è l'ippocampo pronto a storare, a fare lo storage nel magazzino della memoria e a dargli una veste linguistica, perché l'amigdala purtroppo non ha collegamenti con i centri che sovrintendono al linguaggio. Quindi le emozioni, i traumi, ma anche le belle cose, il sorriso della madre, tutte queste cose rimangono impresse nel nostro cervello e poi ci condizioneranno nel bene e nel male anche da adulti. C'è il caso del piccolo Hans, narrato da Freud, dove il ragazzino all'età di 3 anni ebbe un forte spavento scatenato dalla visione di un cavallo che si era imbizzarrito e poi attorno ai 10 anni sviluppò la fobia dei cavalli. Questo perché? Perché se fosse successo il problema a 10 anni, grazie alla capacità linguistiche indirette dell'ippocampo, Hans avrebbe saputo dire: oh mamma, che paura, consolami perché quel cavallo mi ha fatto troppa paura. Avrebbe verbalizzato e la cosa sarebbe finita lì. Invece, lui questo incontro traumatico l'ha avuto a 2-3 anni. Quindi tutto quello che è avvenuto, tutto l'incameramento dell'ansia, della paura, dell'angoscia, del terrore, è rimasto in una parte del cervello, quello oltretutto che noi condividiamo con i rettili, che si trova qua dietro, perché nel nostro cervello c'è anche una parte ancestrale che è antica, molto più antica di quella che invece si è generata con l'evoluzione verso Homo sapiens. E quindi le emozioni, gli aspetti negativi delle emozioni vengono localizzati in quella sede, non possono essere verbalizzati e allora acquistano la forma di condizioni psicopatologiche come la fobia. E a questo punto veramente penso che possiamo salutarci. Ringrazio tutti dell'interesse e della vostra attenzione. Forse ho abusato anche un po', io mi metto sempre l'orologio vicino a me che mi fa da guida per capire se scantono o meno, e vi saluto cordialmente e vi ringrazio di avermi ospitato in questa splendida occasione. Buonasera.